Anticipazioni dei dreamer leali del sogno, puntata di domani 3 luglio. Che cosa accadrà? Jean va all'agenzia e vede il fratello tutto ubriaco. Gli dice di rimettersi in piedi perché a breve darà una festa. Vuole festeggiare ovviamente il suo ritorno al lavoro perché è stato scagionato dall'accusa di plagio e per questo motivo, secondo Jean, deve ringraziare Sanem, dove lo dirà pubblicamente a tutti. Per questo motivo la ragazza sarà ancora più a disagio perché capisce e sa perfettamente di non essere proprio lei la causa della sua fortuna, ma bensì della sua rovina. E per questo andrà proprio dal fratello Embré e vorrà dare le dimissioni perché non riesce più a guardare in faccia il suo Albatros. Per questo Embré gli darà un ultimatum proprio a Sanem, gli offre 500.000 lire turche e gli dirà che con queste può farsi una vita alle Galapos. Ormai l'amore che Sanem prova per Jean è chiaro a tutti e perfino Aileen, la sua nemica, ha capito che Sanem non dirà mai la verità se questa possa far soffrire proprio Jean. Ma Embré risulta preoccupato perché comunque la ragazza non ha ancora accettato la somma di denaro che lui le aveva proposto. Jean ha scoperto che finalmente Sanem ha lasciato il suo fidanzato Osmar e per questo motivo ha campo libero per dichiarargli i suoi sentimenti, visto che anche lui ha fatto la stessa antica cosa proprio con la sua fidanzata Polen. Per questo motivo va proprio da Sanem e gli dichiara il suo amore, solo che dall'altra parte però non ha lo stesso trattamento e perché Sanem, presa dei sensi di colpa, lo rifiuterà. Nel frattempo la Firi Harika sarà impegnata in importante proprio pubblicità, dove si troverà, guarda caso, Sanem ad essere la principale protagonista. Ma questo ve lo svelerò nei prossimi giorni, quindi voi continuate a seguirmi, lasciatemi un pollice in su di supporto se il video vi è piaciuto e perché no. Ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi auguro un buon giovedì da Angela, da tutta la web.